Pizzighettone, nella provincia di Cremona, l'eremo di Sant'Eusebio. Padre, Figlio e Spirito Santo, Dio in tre persone. Tre persone, ma un solo Dio. Le tre persone della Santissima Trinità. La fede dei cristiani afferma che Gesù è figlio di Dio Padre ed è della stessa sostanza del Padre, come ha definito il Credo Apostolico Niceno. Ma prima del concilio del 325 c'era divisione tra i cristiani e c'era divisione anche dopo la fine del concilio. In particolare gli ariani, l'altra fazione dei cristiani, dicevano che il figlio Gesù era figlio ma non consustanziale al padre. Perché proprio nella campagna cremonese il pensiero storico va a questo tema e dopo oltre 15 secoli? Perché è il Sant'Eusebio a cui è intitolato l'eremo che ci riporta al tempo dell'imperatore Costanzo, figlio del Costantino, che aveva concesso libertà di culto e messo fine alle persecuzioni religiose. Ma col figlio di Costantino, con Costanzo, il problema continua su un altro tema. Costanzo appoggia gli ariani. Il vescovo Eusebio, nominato vescovo di Vercelli nel 345 da Papa Giulio II, si fa intermediario tra le due fazioni nel Concilio di Milano del 355. Il Concilio di Mediolanum si conclude a favore degli ariani ed Eusebio viene esiliato. Ritornerà dopo la morte di Costanzo. Ritornerà, ma instancabilmente continuerà ad evangelizzare sulla giusta fede fino alla morte avvenuta nel 371. Sant'Eusebio, primo vescovo del Piemonte e suo patrono, riposa a Vercelli nella cattedrale della sua diocesi.